Un saluto a tutti voi da iPhone Assist. Altro caso di oggi, 3 giugno 2014, un altro 4S. Questo non è una questione di lettore di SIM, ma di connettore della batteria. Questo telefono è stato già un altro centro di assistenza molto conosciuto di Torino. Gliel'hanno rimandato indietro dicendo che non è riparabile. Il signore dice, si chiama Camillo, lo saluto. Dice che siamo l'ultima spiaggia e di ripararglielo. A nostro parere, invece, questo è perfettamente riparabile. Non è affatto da buttare. Non so perché sia stato restituito come non riparabile. Poi noi, quando diciamo questo, abbiamo il solito metodo, no? Penso che sapete voi, un multimetro, eccolo qua, un bel multimetro come questo, con cui facciamo la verifica se è riparabile. Ora qui vedo che hanno saldato il connettore della batteria, ma non hanno fatto i ponticelli, hanno fatto i conti senza l'oste, si direbbe, no? Infatti, se vediamo il primo di dentino funziona, si bippa, no? Perché questo è una massa. L'ultimo non dovrebbe bippare qui, ma deve bippare sulle parti dorate. Vi faccio vedere. Siete sempre in prima fila voi perché con iPhone Assist non c'è nulla di nascosto. Così potete anche eventualmente riparare da voi. Qui ci sono queste parti dorate, no? Se ne prende una e si va a fare il test di questo. Se bippa, vuol dire che questo contatto c'è. Non ho sentito bip. Tu hai sentito bip, Alessia? No. Come mai? Aspettate. Ok, Adesso sì. adesso bippa. Vediamo se ribippa ora. Forse ho fatto liscio. Questo non è. Quindi questo qui non è collegato. Ah no, eccolo, suona. Suona, suona, Alessia. Suona. Quindi questo è a contatto, ma i due centrali dovrebbero fare i bip sui condensatori o sulle resistenze davanti. Vediamo se c'è. Allora, proviamo prima questo con questa qui. Ora, o sopra. No, c'è qualcosa che non mi quadra, ho sbagliato io. Dunque, allora, questo dentino, il secondo. Bippa qui? No. Bippa da quest'altra parte? No. Quindi questo qui, il secondo centrale, non è stato affatto ponticellato, quindi non dà nessun segnale di vita. Vediamo il terzo. Deve fare bip qua sopra. E non abbiamo nessun bip. Oppure qua. Quindi i due centrali, questa ditta molto conosciuta di Torino, non ha fatto nulla, ha dato solo per spacciato il telefono del signor Camillo, ma non lo so perché, non lo voglio nemmeno sapere, ma questa scheda invece è riparabile, soprattutto in questo caso il connettore della batteria. Ora, visto che l'hanno saldato anche così in modo veloce, noi faremo due ponticelli, questo qui lo ponticelleremo qua giù, perché questa è la sua massa, vediamo se ci arriva qui. Nemmeno qui, ma ce lo porteremo noi con un filo e poi questo qui lo porteremo qua davanti o sul condensatore o sulla resistenza. Dopodiché questo telefono dovrebbe rifunzionare come prima. Certo, è sempre rimediata la cosa, ovvero c'è sempre fatto una saldatura, però tornerà completamente a funzionare come nuovo se nessuno metterà mano alle nostre due saldature. Andiamo a procedere con le saldature. Allora, prepariamoci per questa saldatura. Tu non c'eri, Alessia, quando è venuto questo cliente. Quale? L'ho accolto io, quello che stai dicendo No, ma adesso. l'ho letto, ci sta scritto lì. Ok, c'è scritto? A Sì. posto. Sì, non l'ho terminato ancora. Allora, stiamo facendo quindi le due piste centrali, meglio, i due ponticelli sul connettore della batteria del signor Camillo. Facciamo prima quello, a mio parere, più semplice. Faremo prima il ponte da qui a quello davanti, anzi no, è il più difficile, non il più semplice. Allora, prima di tutto andiamo a saldare qui sul terzo un filo che è il solito che abbiamo noi, che è coperto, quindi toglieremo prima di Nostro tutto la sepolcro, no? parte di plastica per poterlo saldare, no? Giusto la prima parte Sì, toglieremo. sì. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Guardi, soltanto una cosina, Allora, sto vorrebbe chiamare da qualche modo perché sta facendo un video solo sul saldando, sito. niente di particolare. Mi chiama tra un quarto d'ora, magari così. Ok, grazie. Volevano me? Sì.
accetto. Dei pad di prima, degli pad ah sì, e vabbè, se lo voglio sapere pure a te. Mi ha detto, ho parlato con lui. Ok, ok, va bene. Che era solo sapere se voleva l'iPad nuovo oppure no. Ma detto per l'acquisto, allora, quindi sì. Sì, appunto. Allora, aspetta un attimo, che intanto vado con questo. Terza dentino, saldaturina. Aspita, c'ho la mano che si muove. Ecco qua. Abbiamo saldato il filetto sul terzo. Gli faremo fare un giro di prova attorno al connettore della batteria e dopodiché la seconda punto di saldatura sarà nella parte di sopra sul condensatore. Preferisco il condensatore e non la resistenza perché è la seconda parte, anche perché poi quando il signore Camillo andrà a mettere la batteria per lui sarà più comodo in questa posizione, non ci fa sbattere sopra. Intanto lo taglio a misura, lasciatolo sempre più lungo, ecco qua. E questo lo mettiamo qua e lo faremo appena possibile. Adesso facciamo subito anche il secondo e poi facciamo il due ponticelli. Dunque, questo deve passare dentro, così dà meno fastidio possibile. Allora, vediamo un po'. Ci siamo quasi, eh? Ieri è uscito l'iOS 8, l'ho installato sul mio 5S e già ha cominciato i primi... è una beta, quindi ci sono difetti, eh? Il primo difetto è che non mi riconosce più le impronte digitali. Infatti Alessia... Provavo le tue impronte non riconosce più? No. Che è successo? Te le sei modificate durante questa festività? Prova. Quindi già prima cosa, niente impronte digitali. Poi scompare il menu... Le impostazioni vai avanti, indietro. Poi non c'è più possibilità di tornare indietro. Se volete provare l'iOS 8 fate pure, ma è una beta e come vedete ci sono gli inconvenienti, no? Basta che ci mandate il vostro UDID per posta elettronica specificando chi siete e quale telefono vorreste registrare e sarete dei beta tester del nuovo iOS 8. Gioia e dolori però, è come le donne e come i motori. Non solo le donne, dai. Ciao Bianca, che hai già finito? Sì. Io sto registrando, serve qualcosa di importante? Sì, volevo sapere se potevo andare su Facebook. Anche parli? Puoi andare su Facebook? È lontano per andarci, eh? Vorresti dire che ti puoi collegare a Facebook? Ok, allora, abbiamo saldato intanto mentre che si parlava con la signora Bianca. No. Il secondo che va punticellato all'indietro, lo tagliamo a misura, stagneremo la parte di dietro e ci saldiamo questo coso verde, filo là. Adesso no, che ho da fare, grazie. Ah, hai detto sì? Bene. No, se adesso ti metteremo solo online un milione di persone ti sentiranno, ma non dai fastidio, non ti preoccupare. Allora, facciamo adesso la stagnatura della piazzola dove andremo a saldare questo filo, che sta precisamente indietro, qui. K56, che è il modem vecchio. Questo mi sa che è JR, vero? JR. Questo che sta cantando, no, come si chiama? Ah, Francesco, forse? No, quello che conduce... Giovedì con la trasmissione in televisione. Non è J-Ax? Sì. Mai sentito J-Ax? Sì, è uno che fa solo rap. Rap è un rapper. Beh, più conosciuto J-Ax, di me. Vabbè, già DJ. Non è un DJ. Poi non so se è anche DJ. Non lo conosco io. Non hai visto... Com'è? Aspetta. Quella trasmissione che fa nel giovedì, c'è anche la suora che canta. No, non l'ho visto. Ho capito. Io lo guardo. Giovedì c'è la finale, cioè tra qualche giorno. Non te la guardi? Peggio per te. Giovedì che mi vedo io? Giovedì mai ho niente. Tu non ti vedi niente il giovedì? Ti vedi le tue figlie e vai a dormire? Ok. Bravo. Anche che vanno a dormire. Beh, anche quella è una. Anche quella è una buona scelta, eh. Oh, io intanto per la cronaca sto stagnando il filetto mentre chiacchiero con Alessia, eh. Questo verde.
che se lo stagnate bene vi attacca subito, se no vi attaccate voi, si dice a Oxford. Ecco qua, la stagnatura è fatta, adesso andiamo a fare la saldatura. Questa è la parte più semplice perché è dietro, quella davanti è un po' più complicata, ma la facciamo uguale, si fa tutto. Poi andiamo a vedere se questo telefono era da buttare o è funzionante. Io non capisco perché gli hanno detto che è da buttare, ci sono rimasto completamente stupido, sarò stupido io. Quelle che sentite borbottare in sottofondo sono due donne, quando si mettono insieme sono terribili. iPhone Assist, buongiorno. Allora, vediamo un po'. Sono quasi pronto a saldare, sto mettendo il filo sulla piazzola. Sì, un attimo soltanto. Eccoci qua. Ancora vogliono me? No, spero di no. Ah sì, arrivo. Ah. Ok, allora Alessia, la prima saldatura l'abbiamo fatta, quindi vediamo se adesso bippa. Se bippa vuol dire che questa è andata a buon fine, poi basta la seconda saldatura e abbiamo finito la lavorazione. Facciamo la prova, secondo dentino che è questo e davanti condensatore, prima non bippava, allora senti che bippa, Alessia? Sì. Abbiamo raggiunto lo scopo, quindi. Il primo è a posto. Ed era dato per spacciato. Cioè, questa scheda non doveva funzionare. Perché funziona? È risuscita. Senti, risuscitiamo anche i morti qua. Dunque, adesso la saldatura che andiamo a fare è molto più complessa, perché vedete il filo verde qui davanti? Deve andare a finire, non lo potrete vedere, su uno dei condensatori che stanno sulla sinistra o sulla resistenza. Ho scelto il condensatore, la prima cosa che faccio, ci metto un po' di fluxante o flux, ci faccio un po' di stagnatura, poi mi preparo, anzi facciamo una cosa, prepariamoci prima il filetto, va, facciamo a rovescio, cioè facciamo meglio così. Allora, prepariamo il filetto, togliamo la plastica in pratica e lo stagniamo. Allora, siamo a fine della metà giornata, vero Alessio? Alessia? Beh, dai, se ogni tanto cambiare sesso va meglio, no? Va bene, a posto. Tutto a posto, niente in ordine? Va bene. Senti, ma le figlie stanno a scuola? Eh sì. Oggi ci è toccato andare a scuola? Dopo tutta questa festa? Non si saranno lamentate? Ah, no? No, ah, perché le fanno giocare a scuola? Ma quando le faranno studiare vedrai. Morgana studia già. Già studia? La fata Morgana già studia? E vabbè, allora. Allora, abbiamo stagnato il filetto, come avete visto, sì, spero. È un po' piccolo, ma accontentatevi, mo che ce posso fare. Più grande di questo non ce l'ho, ok? Andiamo a stagnare il condensatorino. Mettete abbondante flux. Oh, state attenti che se ci mettete troppo il saldatore sopra il condensatorino salta, dopo so gioie e dolori come sempre i motori eccetera, no? Andiamo a mettere lo stagno. Ecco qua, l'abbiamo stagnato. Adesso cosa si fa? Flux c'è, giriamo questo filo nella direzione del condensatore, una cosa da fare con molta precisione e calma. Sono spariti tutti quanti, ah, eccoli, quelli di precisione, li ho fatti sparire io, sono un mago. Sono un mago del telefono, un mago di far sparire le cose. Allora, che è? Sta canzone vibra. Ogni tanto li vibrano le canzoni a questi. Sembra un nastro, non sembra una diretta, vero? È soltanto che hanno registrato la trasmissione e non è in diretta. Lo facevo anch'io a suo tempo quando lavoravo in radio, sai Alessia? Con l'altro, no? Facevamo i nastri e andavamo in vacanza. Non lo so, probabilmente sì. Con Assist, buongiorno. Sì. Eccoci qua. Allora. Qui siamo pronti. Oh, no. Dunque, l'ho messo in direzione.
il filo con il condensatore, in pratica con il primo, che poi guardandolo da di fronte sarebbe il primo in alto a sinistra. Facciamo questa saldatura, il test, dopodiché testeremo completamente il telefono e la saldatura è finita e speriamo è finita bene. Entro le 19, diciamo. In barba a chi diceva che non avrebbe funzionato. Sì. Poi il signor Camillo ce ne renderà il feedback, no? Ci dirà se va bene oppure no. Allora, andiamo a saldare. Stagno. Ma Giuseppe mi ha detto che funziona e va tutto bene, quindi immagino che non lo faccia. L'ho già testato. L'ha testato, mi dice, quindi mi sta... Ci ho telefonato, che altro ci devo fare? Va bene. Ok, grazie. Il telefono era andato a finire un po' nel bagno, però funziona. No, diceva che lei quando prima lo metteva in carica non gli dava... Beh, normale, era ossidato. Ma sapete se ancora faceva su di petto? No. Ma è la padrona con cui hai parlato, no? Sì. Beh, ma se noi assicuriamo che va bene, va bene. Beh, diciamo, uno ha avuto lo shock di vederlo cascare nel bagno. Non ci crede tanto facilmente che gli abbiamo riparato, eh? Ma senti la signora. Si chiama Nannini questa? Sì, mazza, come le conosci le canzoni, eh? Quelle italiane sì. Quelle straniere no. La chiediamo a Stefano. Sì. Vediamo se stesse in corto adesso. Sì. Ho messo in corto il filetto qua. Lo devo spostare. Allora. Dunque, amore che... Allora, a questo punto, se volete fare bene, come vi consiglio di fare, accorciate il filetto perché andava in corto. Vi diamo una tranciata con la forbice. Ecco qua. Adesso è più corto e non andrà più in corto con la parte di dietro. Andiamo a risaldare. Bene, lo teniamo giù in posizione e lo saldiamo. Dunque, questa operazione non è affatto semplice, quindi se ci provate a vostro rischio e pericolo, non date la colpa a noi poi se distruggete qualcosa, perché ve l'abbiamo detto che non è facile. Voi vedete, a me sembra tutto facile, poi quando vi accorgete che la cosa non è proprio come l'avete vista, non ve la prendete né con Mignanelli Giuseppe né con Giuseppe Mignanelli. Al limite va a prendere con Alessia, ok? Sì, sì, sicuramente. Alessia se la possono prendere con te? Certo. Che è successo che ha fatto BB? Ha messo la pennetta. Ah, stai facendo il doc? Bravo. Dunque, andiamo a saldare piano piano, light light, perché sennò il condensatore se ne parte. Non ti muovere. Dovrebbe essere saldato, aspettiamo che raffredda. Lasciamo. Sì, penso che abbia preso. A sto punto, siccome non vogliamo che si muove, mettiamo il capton per tenere ferma la saldatura. Però prima di captare andiamo a vedere se passa la corrente. Facciamo il solito test con il nostro tester. Abbiamo saldato il terzo, no? Vediamo se bippa sulla resistenza adesso. Prima non bippava. L'ho presa? Sì. Non c'è bippa, perché? Qui bippa. Bippa? Stendo un bippa. È cascato qualcosa, non fa niente. Allora. Dunque, qui con qui. Passa, passa, lo senti? Hai sentito l'essere bip? Sì. C'è un po' di flussante, per cui il flussante è un isolante, no? Per cui non si vede bene. Però adesso passa, ma poi lo vedremo nel test finale, no? Prima la batteria non caricava e se staccavamo la corrente si spegneva.
Adesso dovrebbe caricare e non spegnersi. Dicevo, adesso proteggiamo il tutto con il Capiton. Prendiamo quello piccolo. Ancora stai cantando Gianna Nannini? Ti è rimasta, rimasta impressa, eh? Questa Gianna, eh? Capiton, captate bene. Allora, questo però come c'entra qui? Bisogna staccare intanto la scheda da qui. Questo è quello che abbiamo fatto, vedete? Un ponte sta fatto indietro, un ponte sta fatto qui in avanti su quel condensatore. Se non vedete proprio bene perché è piccolo, immaginate allora. Adesso noi proteggiamo questo in modo che non si muove. Che la prima cosa che farebbero alcuni clienti è spaccare il lavoro che tu hai fatto con tanto amore. Dunque, però qui ci vuole una cosa più stretta, questo è troppo grande. Quindi lo tagliamo a metà. È troppo largo, voglio dire. Allora. Sto tagliandolo con le forbici. Però se voi potete comprate anche il Capiton più sottile, non fate come me che l'ho comprato troppo grande. Allora, vediamo un po' se adesso ci passa. Amore che ti orarandam. Allora, vediamo, fermo così. Mettiamo un po' di Capiton che regge fermo la nostra saldatura. No, non ci passa. E allora lasceremo così. Lo sigilleremo da sopra. Diremo al signor Camillo di non guardarlo nemmeno da lontano. Che dici? Lo può guardare da lontano? Allora, andiamo a montare la scheda. Scansiamola da qui. Allora, prendiamo la scocca del signor Camillo. Eccola qui. La vedete? Ci mettiamo la scheda che abbiamo ora sistemato. Tutto in diretta, niente nascosto. Allora, vediamo se adesso parte di suo e soprattutto carica la batteria e non sgancia più. Oh, adesso intanto la montiamo così, alla meglio e peggio, poi faremo una cosa. Io devo stare attento alle saldature. Qua sotto, vedete? C'è il vibratorino che va appena a toccare sul filo, ma quello non dovrebbe essere un problema. Lo facciamo piegare piano piano all'insù qui, prendendolo da qui che è più robusto. Lo facciamo a mano, il metano. Vediamo adesso. Adesso va meglio. E purtroppo ci sono come gli inconvenienti, no? Toccava lì. Allora. Dunque. Qui ci sono gli altri pezzi. Adesso mettiamo solo per fare il test, poi metteremo tutto il resto e basta, anche perché questo filmato già è durato troppo a lungo, giusto? Bene, allarghiamo un po' la visuale così vedete meglio, eccoci qua. Dunque, montare la scheda, si passa da sotto qui, così. Bene, ci siamo. È entrata, eccola qui. La fissiamo provvisoriamente, prendiamo un giravite. Dimmi, Alessia, ti si era aperta una finestra? Sì. Chiudi che fa freddo. Anzi no, comincia a venire bel tempo, eh? E arrivano le zanzare. Amo tanto le zanzare, Alessia. Infatti, hai visto? Ho comprato anche un grill per le zanzare, no? Bravo, a te piacciono le zanzare grigliate? Sì, eh. Io, guarda, le amo così tante che me le griglio. Poi se qualcuno vuole venire alla grigliata di tutte le zanzare insieme, li invitiamo. Il giravite a stella è sparito? Qua. Ne prendiamo un altro. Qual è il problema? Ok. Signor Camillo, ci siamo quasi a vedere se funziona tutto, eh? Ma a mio parere sì. Poi vediamo un attimino. Qua passiamo qua davanti. Non sfioriamo nemmeno col dito la saldatura. Ma manco col pensiero, per piacere. Dunque, su, cammina tu. Ma che è corto sto filo? No. Ecco qua.
ci siamo. Questo va qua sopra. Ok, colleghiamo anche questi. Uno, liscio, uno, cuffie, fotocamera frontale. Colleghiamo il wifi. Ho fatto liscio. Allora. Ok. LCD. Touchscreen. Mettiamo anche la fotocamera? Non ci serve per fare la prova. Batteria, dov'è la batteria? Ah, ho messo questa batteria. Non mi piace questa batteria, ma è così. Allora, proviamo, eh. Se si accende da solo vuol dire che già è tutto ok. Manca l'antennina della batteria, Alessia. Te la sei mangiata? Non c'era, me lo ricordo che non c'era. La metteremo poi. Tanto quella serve solo a potenziare il wifi. Ok, proviamo la prova? Com'è che questo connettore è così sbiellato? Vabbè. Ci siamo. Siamo alla prova del 9. Se si accende vuol dire che è tutto ok. Proviamo? Accensione. Non si accende perché la batteria credo sia giù. Gli diamo corrente. È da un po' che sta fermo, ma allora... Sì. Vediamo se la corrente la prende. Allora, vediamo. Per ora non compare nulla. Ah, comparso la mela. Questo potrebbe essere negativo, perché pure prima compariva la mela, ma non andava in carica. Staccavamo la corrente, subito si spegneva. Vediamo se adesso la musica è cambiata. Oh, questa video intanto la metterei io, va, mentre che parte. La metterei qui al centro. Così la scheda madre si regge un po' più ferma. Ecco qua. Ci siamo. Vediamo intanto che fa qui. Allora, questo telefono sta in carica all'1% la batteria. E quindi è giusto. Prima dava 100%, ma togliamo la luce. Ma appena che staccavi la corrente si spegneva. 1% va perfetto secondo me. Però adesso la lasciamo salire e poi stacchiamo il connettore della batteria, o meglio quello della corrente. Se rimane ancora acceso e la batteria rimane carica, vuol dire che abbiamo fatto bene. Intanto una cosa la possiamo fare. Alessia, penso che sia andata a buon fine, Sì. Questo non doveva funzionare però, Che faccio? Rirompo il connettore della batteria? Colleghiamo intanto il signor Camillo alla nostra rete per aggiornare date e ora. Siamo connessi. Non è più l'1.01, ma che ore sono adesso a proposito? Eh beh, più o meno stiamo là. 1.08. Però di un altro giorno. Non del 1970. Che fa questo rumore, ma questo? Vedi, scorre adesso, Novità. Ma risponde? E rispondi, no? Ma come, non si può rispondere? Fammi vedere. Ho risposto. Sì, pronto? Sì, sono io. L'abbiamo provato, non si accende, quindi stiamo vedendo che cosa è che è bruciato. Il trattamento è stato fatto. E quindi adesso dobbiamo vedere cosa è che è rotto e poi li facciamo sapere, ok? E bisogna vedere che cosa si è rotto e quant'è la spesa, perché... No, appena che l'ho analizzato per bene le mandiamo una mail. Le auguro buona giornata, buongiorno. Questo periodo vanno i telefoni in acqua, perché arriva l'estate. Beh, nel cesso è brutto, però bene in acqua. Dunque, 1% salirà, vero Alessia? 1% è un po' poco per una batteria, vero? Però
vediamo se c'è. Sai, quando si stacca il connettore della batteria, scompare l'email seriale. Se adesso non abbiamo saldato bene, l'email seriale dovrebbero stare là, vediamo. C'è il seriale, c'è l'email, quindi credo che abbiamo fatto bene. Poi lo lasciamo caricare e daremo il responso finale più tardi. Comunque c'è scritto Camillo dentro, che sta succedendo? Si è spento. Ah! Si è spento da solo. L'1% è troppo poco, adesso. Ah, attaccalo alla spina. No, adesso lo lascio caricare completamente e poi vedremo. Per ora ci salutiamo, ci sentiamo più tardi. Eccoci qua, siamo all'ultima parte di questa riparazione. Il telefono si riavviava, abbiamo scoperto per quale motivo e l'abbiamo risolto. Anche Stefano qui ha dato un valido aiuto, ovvero mancava un condensatore, l'abbiamo rimesso accanto al pulsante di accensione, in pratica qua giù. Questo è il pulsante di accensione che sta qui sotto, un condensatore molto piccolo, condensatorino quindi, era mancante e l'abbiamo dovuto piazzare, ci ha pensato Stefano. Il connettore della batteria poi era stato attaccato con dell'attac e poi c'era anche la saldatura. Sono cose che non si fanno, non tanto perché con l'attac non si attacchi un connettore della batteria sulla scheda madre, ma l'attac è conduttivo, quindi si mette in corto tutta la zona e non funziona bene. Quindi abbiamo dovuto togliere tutto, pulire, rimettere un nuovo connettore, rifare due ponticelli. È stata quindi un doppio lavoro per noi, ma comunque abbiamo risolto la situazione. Adesso il telefono, come vedete, è stabile, la batteria è al 49%, prima si riavviava, adesso non si riavvia più. Questo è quindi il nostro lavoro, dichiarato da una famosa ditta di Torino a cui si è rivolto questo cliente, irreparabile, certo dopo l'attac, e invece noi l'abbiamo riparato. Tutto a posto. Stefano, vuoi dire quanto ti ha sudato la lingua per fare questa riparazione? Parecchio, sì, parecchio. Ci hai dovuto faticare molto, no? Ho combattuto tanto, sì. Io ho fatto tutto bene, però non si spiegava perché era in corto, no? Diciamo che l'attac ha dato il suo. L'attac insomma ha fatto il sì, suo dovere, no? Sì. Vabbè, sotto la connettore io non riuscivo a vedere l'attac. Sembrava fatto bene, invece. Invece no. E invece no, va bene. Allora, un saluto da Stefano. E un saluto da Phone Assist.